Zauri torna al 4-3-2-1. Out Frascatore, Zappella, Gen Gruppo contro la Pistoiese giovedì scorso in seguito ad uno scontro di gioco. Frascatore accusato di infortunio alla mano. I controlli hanno evidenziato una piccola frattura. Il difensore mancino non dovrà operarsi ma salterà il prossimo match appunto con l'Imolese. Al suo posto uno tra Rasi e Nzeta. Pontisso convive da tempo con un problema all'alluce del piede destro. Va gestito. Dunque Zauri tornerà al 4-3-2-1. De Risio, che contro la Pistoiese ha scontato il turno di stop a causa squalifica, tornerà ad agire da vertice basso del triangolo di metà campo. Pompetti sarà utilizzato da mezzala. Zappella sta molto meglio, reduce da una lieve lussazione alla spalla sinistra. Il laterale di spinta sta bruciando le tappe con la solita generosità, senza alcuna paura dei contrasti. Zauri lo ha impiegato da mezzala, ruolo nel quale ha trovato la via del gol nella trasferta di Pesaro, gestione Auteri. Il calciatore di proprietà dell'Empoli ha ritmo e cambio di passo. Da mezzala può essere molto utile, sembra già recuperato ma si procederà con cautela. Oltre a Frascatore assenti anche il nazionale delle Monache e l'infortunato Chiarella. Battendo in casa la Vis Pesaro, l'Imolese ha evitato la retrocessione diretta ma l'Adriatico cercherà punti per migliorare la posizione nella griglia play-out. Squalificato Alessandro Lombardi, out Santoro, in dubbio il terzino destro Lia. L'ex padovan è diffidato, al suo posto in vista degli spareggi potrebbe giocare l'altro ex Nicolas Belloni, che la scorsa estate il Delfino ha girato in prestito al club emiliano. Sarà l'ultimo atto della stagione regolare prima dei playoff. Blindare il quarto posto significa battere gli emiliani. Per sperare invece nella terza posizione servirà anche la sconfitta del Cesena, impegnato sul campo del Siena, ancora in corsa per i playoff. In caso di pareggio dell'11 di Viali e di vittoria del Pescara, determinante la differenza reti globale che vede i biancazzurri in netto svantaggio, più 22 il Cesena, più 15 appunto il Delfino.